Il problema è che i bambini nelle scuole elementari non hanno educazione fisica curriculare e in questo periodo di pandemia le maestre hanno ancora più difficoltà a gestire quella che è la materia specifica che dovrebbe essere di non lavorare di scienze motorie. Per cui abbiamo fatto da 10 anni lavoro sulle scuole con progetti precari finalizzati semplicemente a dare delle competenze alle maestre. Per quanto riguarda l'educazione fisica curriculare, dovrebbe essere fatta fin dall'infanzia dai laureati in scienze motorie. Per cui adesso in periodo di pandemia ci siamo trovati questi bambini fermi davanti ai terminali, fermi nei banchi con distanza e tutto il resto, con una materia che le maestre non sanno gestire, quindi di conseguenza alla regione sono partiti i corsi per istruire le maestre a fare educazione fisica. Allora, in questo momento in cui aspettiamo con ansia che questo, il DDL 992, già approvato alla Camera dei Deputati nel 2018, venga approvato al Senato, ci troviamo invece con questa beffa di istruzione alle maestre, senza dare spazio nemmeno per la formazione che potremmo fare noi, laureati in scienze motorie, senza nemmeno la possibilità di vedere un barlume, un obiettivo per questo progetto che secondo questo DDL, che secondo me, se continuerà così ad istruire le maestre, se continueremo a istruire le maestre, finirà che gli istituti non ne avranno bisogno, ma non perché non hanno le competenze, sono 60 ore di corso rispetto a 5 anni di formazione universitaria. La formazione, quindi l'istruzione a scuola per quanto riguarda l'educazione fisica, deve essere fatta principalmente da laureati in scienze motorie, soprattutto perché le maestre generaliste che finora hanno fatto educazione fisica purtroppo hanno tantissime di quelle materie da fare che hanno sempre assorbito quelle 2 ore settimanali con le loro materie. Di conseguenza ci troviamo con bambini che adesso non si muovono più, scoordinati, non sanno saltare un cerchietto. Dopo 10 anni di sport di classe, alfabetizzazione motoria per istruire le maestre, ora adesso nella pandemia ci troviamo ancora a dover fare queste cose. Il DDL 992 quando sarà attuato? Quindi noi aspettiamo ancora con ansia che possa venire portato avanti questo decreto.